42esimo del secondo tempo all'Amsicora. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cucureddu, un ragazzo sardo esordiente in Serie A, con un gran tiro in fila Albertosi. È per la Juventus il gol del pareggio e la fine di un incubo. A Cagliari la squadra torinese doveva necessariamente non perdere, intanto per dare punti alla classifica, ma soprattutto per ricaricarsi psicologicamente dopo la lunga serie nera. Le speranze non erano molte, avendo dovuto Rabitti schierare una squadra d'emergenza, priva tra l'altro di Anastasi. Al completo invece e su di giri il Cagliari. Il primo pericolo della partita lo corre Albertosi quando Del Sol entra in aria e dà un bel pallone a Cucureddu che tira al volo. Albertosi respinge col corpo. Inizia il duello tra i centrocampisti. Nel Cagliari molto attivo Nenè, anche oggi tra i migliori in campo. Nella Juventus Haller, che ha giocato con la maglia numero 9 ma in zona piuttosto arretrata e con incarichi di rifinitura della manovra juventina. Riva cerca con decisione il gol, ma le palle buone sono sempre sul suo piede destro e così le conclusioni dei suoi tiri non sempre sono precise. Si infittiscono comunque gli attacchi del Cagliari, ma senza esito anche per le belle parate di Tancredi. Si va quindi al riposo a reti inviolate. Nella ripresa, al secondo minuto, il Cagliari va improvvisamente in gol con Domenghini. Si abbracciano i rossoblù ed esulta naturalmente il pubblico dell'Amsicora. In tribuna Giampiero Boniperti è pensieroso. Per la sua Juventus le cose si mettono nuovamente male. Non perde le speranze invece Rabitti, che impartisce nuovi ordini dalla panchina. Punizione di Del Sol, bel tiro di testa dello specialista Castano e ottimo colpo di reni di Albertosi che mette in angolo. Le preoccupazioni sono ora per Scopigno. Il Cagliari riparte comunque all'attacco, perfetto scambio Gori Domenghini e bel tiro dell'ex interista che Tancredi devia sul fondo. Siamo agli ultimi minuti. Contrattacco juventino e Zignoli ferma Leonardi mettendo in calcio d'angolo. Dalla bandierina la palla spiove al centro dell'area, rinvia un difensore cagliaritano, Cucureddu è sul pallone, gran tiro ed Albertosi è battuto. Il pubblico è ammutolito. Riva tenta con disperazione negli ultimi due minuti di rimediare, ma Mourinho e compagni lo bloccano con ogni mezzo.